Oggi entreremo nella fase diciamo evolutiva dello Inolo Yang, i cinque elementi. Eh, vi faccio una piccola premessa sui cinque elementi. Allora, ci sono diciamo delle, come si può dire, delle diverse scuole di pensiero per quanto riguarda il nome ehm, di questa mh, filosofia. C'è chi chiama cinque elementi chi le cinque trasformazioni, oppure i cinque movimenti, cinque fasi, cinque stadi, cinque processi, i, i cinque comportamenti. Eh, comunque sono tutti nomi che danno a vedere su una realtà cosmica che è in continua evoluzione in continuo cambiamento e trasformazione quindi tutti i nomi sono abbastanza diciamo corretti eh, sta a voi un po' scegliere quello che più, più la, eh, lo sentite come, come, come sinergia come risonanza diciamo che Sarebbe meglio un nome che dà eh, l'idea della dinamicità, quindi movimenti, trasformazioni, processi, comportamenti. Ecco, questo diciamo che è il nome esatto da questa disciplina per eh, capire un po' veramente come cambiano le cose a seconda di come ci evolviamo. Bene, adesso io eh, entrerò in merito proprio alla presentazione. Ecco, dovete tenere presente che in un certo periodo storico molto antico i cinque elementi erano, erano tenuti molto in considerazione da varie scuole di pensiero. Dire, poi riprendere, diciamo, a pieno anche nel, nel nostro momento attuale, molti agopuntori o anche noi insegnanti di Shatsu, utilizziamo molto questa teoria. In primo luogo per capire un po' la relazione del, dell'uomo, quindi del microcosmo nella, nel macrocosmo, quindi la relazione uomo con cielo e terra. Quindi più che altro per capire la nostra posizione e la nostra connessione in merito al cosmo. Ma poi ci possono essere anche delle interessanti considerazioni eh, terapeutiche per quanto riguarda lo Shatsu, prendendo in considerazione la, teori, la teoria dei cinque elementi. Ve li spiegherò meglio magari nel finale della, di questa presentazione in cui vi do delle piccole indicazioni di come affrontare eh, una strategia di trattamento a seconda di un elemento o di quell'organo, di quel viscere appartenente a quell'elemento che magari in una condizione di eccesso o di carenza. Ma quando invece si arriva a parlare dei, della teoria dei cinque elementi, la teoria dei cinque elementi significa la connessione del microcosmo con il macrocosmo. E quindi qual è il nostro posto in relazione al movimento ciclico che stiamo vivendo. Quindi i cinque elementi definiscono la relazione dell'uomo con l'universo. ora il sistema delle corrispondenze è una tabella di questo tipo che vi adesso vi mostro che lega eh, tutta una serie di eventi eh, a ciascun elemento. Per esempio, si legano le stagioni, l'abbiamo visto prima, dopo che vi ho un po' raccontato gli equilibri che ci sono tra gli elementi, vorrei un po' andare più a fondo sul, sul discorso degli organi dei vicini che ci interessano particolarmente, soprattutto per chi lavora e per chi fa sciazzo, o comunque per chi fa trattamenti o, o fa terapia. Questo è il, è il primo equilibrio di cui c'è bisogno. Nei cinque elementi. Se questo è equilibrio però adesso lo rapportiamo non metaforicamente, mh, ma lo rapportiamo eh, su ciò che ci interessa, su, cioè su ciò che conosciamo: organi e visceri, come avviene un ciclo di nutrimento dei vari organi tra un elemento e l'altro. Vi faccio un esempio: vi tengo lo schemino in alto con il ciclo di generazione, però vi do delle, veramente dei primissimi accenni che sono anche un po' il cuore della medicina tradizionale cinese. Se voi già vi accontentate di capire queste cose, cominciate già a conoscere in questa lezione di un'ora e mezza ehm, già la fisiologia, cioè di base, quindi le funzioni, i compiti, le mansioni che ha ogni organo. Per esempio, tornando al ciclo di generazione, quando parliamo del legno che nutre il fuoco, quindi la madre del fuoco, il, vuol dire che il fegato, che fa parte del legno, è madre del cuore, che fa parte del fuoco. Quindi ehm, in sintesi, l'equilibrio significa che il ciclo di generazione, quindi il nutrimento madre-figlio, e il ciclo di controllo, cioè ehm, un, un elemento controlla, che poi controllare è una brutta parola, sarebbe meglio sostiene la funzione dell'altro, noi stiamo bene. Ma se ciò non avviene, potremmo avere. Ehm, Diciamo quattro tipi di disarmonia. Cominciamo Quindi da... eravamo arrivati alla sintesi, praticamente le disarmonie: le due disarmonie del ciclo di generazione e le, le due disarmonie del ciclo di controllo, che sono ehm, sopraffazione e ribellione. Cazzo. Stiamo facendo Adesso. un trattamento e. Ehm... Notiamo un eccesso di energia nel meridiano del fegato. Oppure, per chi fa la valutazione sull'addome, che la volta prossima, quando facciamo gli zanfu ve ne voglio parlare della valutazione sull'addome, secondo Masunaga. Se comunque nel trattamento del meridiano o nella palpazione dell'addome per, per la valutazione energetica evidenziamo un eccesso di, di pieno di fegato, abbiamo una serie di possibilità. Abbiamo voluto darvi anche delle categorie. Eh, da un punto di vista costituzionale per quanto riguarda i cinque Il elementi, è un no? tipico elemento legno. Allora, sono molto asciutti come fisico, quindi sono più hanno più una forza non muscolare, ma nervosa. Di tendini, si muovono velocemente, hanno una carnagione piuttosto scura. Eh, e sono super attivi nella voce, nei movimenti. Eh, sono persone che non tendono molto a preoccuparsi, sono piuttosto. Eh, Piuttosto, come si può dire, tranquilli da questo punto di vista, ma sono molto nervosi, però eh, tenete presente che ci sono costituzioni che eh, potete individuare attraverso l'osservazione, ma c'è anche un'osservazione interiore, fa, eh, per esempio. L'elemento fuoco è attivo come l'elemento legno, ma non così reattivo. Cioè, l'elemento legno è, si sposta velocemente, non, cioè, fa una cosa e non lo tieni. Mentre invece l'elemento fuoco è una persona attiva ma costante, ha una, ha una velocità tutta sua, sempre molto in attività, è una persona passionale, è una persona generosa, l'elemento terra è accogliente, è ascoltatrice. L'elemento eh, metallo è un tipo eh, molto squadrato, spallato, la mandibola è triangolare, ok? è un fisico piuttosto robusto perché? perché è come il metallo nelle case il ferro delle case l'elemento metallo, il, il tipo metallo sente le responsabilità sugli altri eh, sente di tenere su le cose sente di dover eh, come si può dire gestire e sostenere l'elemento acqua è una persona molto alta ha la colonna vertebrale molto alta ed è una persona sì. e, Barbara, e eh, sa andare in profondità ok l'elemento acqua sa pescare dentro di sé la luce più grande. Guardate l'importanza del cibo, eh, qui non è chiaramente, è, è proprio un accenno all'alimentazione, è eh, legato ai cinque sapori e ai cinque elementi. Allora, ehm, abbiamo letto prima nel sistema delle corrispondenze che il fuoco è legato al sapore amaro, perché amaro? Perché il fuoco ha una capacità, una qualità di espansione verso l'altro, l'amaro è di contrazione. Quindi il sapore controlla il suo elemento. Quindi, okay. In poche parole, quello che ho detto. Eh, quindi il fuoco viene controllato dall'amaro. Quindi il fuoco di vampa l'amaro cerca di controllare. Eh, il metallo ehm, cerca di scendere verso il basso, il piccante cerca di farlo salire. Eh, il legno si vuole spostare in tutte le direzioni, l'acido cerca di bloccarlo. La terra vuol distribuire, il dolce la blocca. L'acqua. Eh, si vuole indurire e il salato la fa risalire, quindi è un co questo costante equilibrio. Quindi, cosa dovete portare attenzione eh, nei sapori? Potreste fare delle piccole prove, no? prendendo il caffè mh, per l'amaro, la, il fuoco eh, è l'amaro. Un, un alimento potrebbe essere il caffè. Per la terra, potrebbe essere lo zucchero di canna, per il metallo, il peperoncino rosso piccante. Eh, per l'acqua il sale e per il legno eh, l'acido che è il limone. Allora, voi provate, vi mettete tranquilli, respirate, una punta sul dito e lo mettete sulla lingua a digiuno e eh, lo fate scendere piano piano lentamente. Ok, se eh, possiamo pensare a questa regoletta molto banale. Allora, se c'è un problema di milza, una disarmonia di milza, si va a cercare subito il sapore dolce, cioè noi abbiamo voglia di mangiare dolci. Se siamo su una disarmonia eh, di polmone, si va a cercare il piccante. Se siamo su una, una disarmonia di rene, si va a cercare il salato. Cioè in quell'esercizio il salato ne, ne, mi viene proprio voglia di prenderne altro. Quindi vuol dire che ho una piccola disarmonia di rene. Okay? Se invece ehm, assaggio il limone e, e, e sento il bisogno di prenderne altro, ho una disarmonia di fegato. Se è il sapore amaro, ho una disarmonia di cuore. Quindi il desiderio di alimentarsi con quel determinato sapore mi indica un segno di vuoto principalmente di quella disarmonia, di quello specifico elemento e di quello specifico organo. Quindi gli alimenti troppo salati attenzione! L'eccesso degli, degli alimenti. Gli alimenti troppo salati rallentano la circolazione sanguigna ed alterano il colorito della pelle. Gli alimenti troppo amari inaridiscono la pelle e provocano la caduta dei peli. Gli alimenti troppo piccanti contraggono i muscoli e seccano le unghie. Gli alimenti troppo acidi fanno ritrarre la carne e rovesciare le labbra. Gli alimenti troppo zuccherati indeboliscono le ossa e fanno cadere i capelli. Finiamo con queste due frasi legate ai cinque elementi. Nessuno dei cinque elementi trionfa costantemente sugli altri. Nessuna delle quattro stagioni dura costantemente. I giorni sono lunghi o corti, la luna è calante o crescente. Cos'è la vita? L'armonia tra i cinque elementi, cos'è la morte, il disordine tra essi, questo dal film Tra cielo e terra. Bene, io spero sia tutto chiaro. Ci rivediamo. Se vi fa piacere eh, continuare questo piccolo percorso con la prossima lezio lezione che saranno gli zanfu. Ma attenzione, non sarà la spiegazione fisiologica di tutti gli organi, zanfu vuol dire organi e visceri, eh, invece avrà un altro indirizzo perché. Una piccola spiegazione di organi vicini ve l'ho data oggi. Eh, che io vi consiglio di rileggere, vedrete che molte cose vi si chiariranno. La spiegazione della volta prossima, la lezione della volta prossima, sarà incentrata sul ruolo degli zanfunghi all'interno del corpo e soprattutto in relazione alle cinque sostanze fondamentali, perché poi andremo a lavorare e a parlare delle cinque sostanze fondamentali. Grazie a tutti e buona serata. Grazie mille. Mm.